Allo stadio John Moni di Castiglione del Lago, per il campionato di eccellenza Umbra, va in scena il match tra Castiglione del Lago e Assisi Subasio. Dirige il match il signor Capoccia dalla sezione di Perugia. Partita che parte molto molto lenta. Il primo tentativo del Castiglione con questa punizione di Boldrini al sesto minuto. Palla ampiamente fuori. Al quarto d'ora vediamo invece gli ospiti. Con Dedi che prova a sorprendere il portiere dalla distanza. Tiro sballato. Arriviamo al trentesimo per il Castiglione angolo di Boldrini. Provano uno schema. Palla che arriva a Patrignani che al volo ci prova. Minuto 39. Braccalenti allarga a destra per Patrignani che mette il turbo. Arriva sul fondo. La mette bene in mezzo. Non arriva nessuno e Guerra la fa sua. Il secondo tempo vede un Castiglione molto più deciso a portarsi a casa la partita. Infatti al settimo minuto il neo entrato Poli prova il lancio per Braccalenti, scivola il difensore, Braccalenti è bravo a incrociare, ma Guerra gli risponde di no. Minuto 13 per l'Assisi Subasio, per questo fallo viene espulso Parmigiano per doppia ammonizione. Con l'uomo in meno per gli ospiti sarà ancora più difficile riuscire a difendere il pareggio. Arriviamo al 22esimo minuto, rimessa di Patrignani. Bura la tiene, la protegge, riesce a girarsi, mette dentro il cross. Menichini colpisce di testa, ma conclusione alta. Al 27esimo, palla in avanti per Menichini, intercetta la difesa. Sulla seconda palla si fionda Bura, che entra in area, viene steso. Calcio di rigore per il Castiglione. Della battuta si incarica Menichini, palla da una parte, portiere dall'altra e 1-0 Castiglione. Padroni di casa che hanno subito approfittato dell'uomo in più. Prova subito a rispondere l'Assisi Subasio che nonostante l'uomo in meno riesce in questa bella combinazione e grazie all'errore della difesa Libonatti riesce a involarsi verso la porta. Da posizione defilata prova il sinistro che non è irresistibile ma mette in grande difficoltà Rossi. Minuto 33 avanza Lignani, mette benissimo il pallone a tagliare fuori la difesa, la controlla bene Sacco che davanti a Guerra non sbaglia e fa 2-0. Doppio vantaggio e Castiglio che si avvia verso i 3 punti. Padroni di casa che forse si rilassano troppo. E ne approfitta subito l'Assisi Subasio. Ottima giocata di Bacchia a centrocampo e con un traversone taglia fuori tutta la difesa. Palmese estende Mercuri, ormai avviato in porta. Per l'arbitro non ci sono dubbi. Calcio di rigore e cartellino rosso. Sul dischetto si presenta Libonatti. Parte sicuro, anche lui spiazza il portiere e accorcia le distanze. Il Castiglione tiene e arriviamo al quarto di recupero con Menichini che prima temporeggia e poi riesce a metterla dentro. Ci arriva benissimo di testa Sacco che però trova Guerra pronto alla parata. Il match finisce quindi 2-1 in favore del Castiglione, che approfitta bene delle opportunità avute durante la partita. Allora, il commento è un commento, diciamo, più che positivo, quasi totalmente positivo, tolto gli ultimi 10 minuti, dove noi abbiamo rischiato il giusto di compromettere una partita totalmente dominata. Primo tempo abbiamo sviluppato in un modo, secondo tempo ho inserito le mie Menichini e Sacco, che sono due giocatori fisici di testa per sfruttare i cross, i traversoni. Siamo andati in vantaggio anche meritatamente, eravamo padroni del campo, poi c'è stata l'espulsione loro e siamo andati in difficoltà su due o tre palle sopra la linea di difesa. Le abbiamo lette male, abbiamo fatto male, la lettura è stata totalmente sbagliata, siamo andati in difficoltà perché poi abbiamo subito il rigore, loro hanno riaperto la partita, mancava un quarto d'ora ancora e c'è stato da soffrire, però ripeto, la prestazione è più che positiva. Credo che in campo c'è stata solo una squadra, tolti gli ultimi 10 minuti, la loro reazione che era anche comprensibile, però sono contento, sono soddisfatto, era una partita che dovevamo vincere e l'abbiamo vinta, quindi alla fine poi è questo quello che conta. Una partita complicata che abbiamo gestito bene finché non c'è stato l'ennesimo rigore, probabilmente è vero. Questo ci ha penalizzato molto, poi abbiamo avuto ancora l'espulsione, abbiamo cercato di reagire, abbiamo tenuto anche bene quando eravamo rimasti in 10. Alla fine abbiamo, non dico mangiato qualche gol, ma insomma abbiamo superato bene 2 o 3 volte bene la loro linea di difesa, eravamo, secondo me il pareggio ci stava, perché anche in 10 siamo riusciti a tenere bene e purtroppo abbiamo perso 3 punti che erano importantissimi. Testa alle prossime partite.